Bentornati, ben ritrovati amici del Gusto Relativo. Oggi degustiamo un prodotto davvero molto interessante, da tanto registravamo una videodegustazione, lo facciamo quando incontriamo prodotti interessanti e oggi presentiamo un prodotto davvero molto interessante. Un prodotto che non si direbbe, non ci si aspetterebbe di trovare nella nostra, tra virgolette, Toscana, e soprattutto un prodotto di un'eleganza raffinata che altrettanto, allo stesso modo, non lo si aspetta essere stato trasformato dal vitigno principe della Toscana, che è ovviamente il Sangiovese. Che vino dunque degustiamo? Degustiamo il Ruggente, che è un Sangiovese in purezza prodotto da Cantine Guidi. Ufficialmente il nome è Cantine Guidi 1929, è il nome della cantina. Questo è un 2015, 13% di gradazione alcolica. Vediamo la scheda tecnica, la leggiamo su un sito, su un e-commerce e quindi non direttamente sul sito del produttore perché non è presente sul sito. Ma diciamo, tra le varie cose, le varie informazioni tecniche che ci interessano di questo vino, le principali sono che l'allevamento del Sangiovese è a cordone speronato, il terreno è sabbioso e argilloso e 300 metri sul livello del mare, nei pressi di San Gimignano si trovano i vitigni con i quali viene trasformato questo vino. Uvaggio, 100% Sangiovese, vinificazione. Ecco, questo viene vinificato diciamo in maniera particolare, se vogliamo non tradizionale. Nello specifico, la fermentazione alcolica di questo vino viene fatta in botti di legno aperte. La fermentazione alcolica dunque dura circa 10 giorni e poi l'affinamento continua, a parte 10 giorni di fermentazione alcolica in legno, 3 mesi in acciaio e cemento e 3 mesi in bottiglia. Servire a 14-16 gradi ci consiglia questo e-commerce, confermiamo più 16 che 14, diciamo. Ora noi abbiamo preso la temperatura, qui siamo ad una temperatura intorno ai 17 gradi, il nostro termometro, diciamo, è sempre poco affidabile, ma apprestiamoci, sposto un attimo il mio PC e diamo spazio interamente al vino, apprestiamoci a degustare il vino. Ora partiamo subito, come consuetudine, per una degustazione tradizionale, canonica, diciamo così, e professionale, partire, come si dice, dal colore. Qui siamo in presenza di un rosso rubino limpido, trasparente, forse anche molto trasparente per essere un rosso, e di carica intenso, mediamente intenso, è abbastanza diciamo visibile la luce attraverso la luce, diciamo, entra nel vino, la attraversa abbastanza prepotentemente, quindi diciamo possiamo definirlo sicuramente limpido, trasparente, come dicevo prima, e la carica, una carica intensa, mediamente intensa. Portiamolo al naso e scopriamo quelle che sono tutte le caratteristiche, tutta questa gamma di profumi che presenta questo vino. Ecco, allora, innanzitutto, ecco, quello che si può subito identificare ed individuare su questo vino è la sua eleganza. Non è davvero da tutti i giorni assaggiare, degustare un Sangiovese con questa eleganza. Oggi alcuni Chianti classico arrivano a delle, diciamo, punte di eleganza, per non parlare ovviamente di Brunello, ma siamo su un'altra fascia di vini. Però rimanendo su una fascia un po' più bassa, più umana, diciamo così, alcuni Chianti classico arrivano a delle eleganze importanti e quindi trasformazioni di Sangiovese, anche se lì qualcosa può essere aggiunto, siamo sull'80 generalmente di Sangiovese, qualcosa
poi può essere aggiunto a livello di vitigno, quindi ampelograficamente. Ecco, parlare e sentire un sangiovese così elegante in purezza non è da tutti i giorni. E quindi che cosa ci sentiamo qui? Beh, innanzitutto qui c'è questa presenza fruttata molto, molto, molto accentuata, ma è un fruttato che non dà fastidio. Parliamo di frutti a bacca rossa e frutti anche a bacca viola, quindi c'è della ciliegia, una ciliegia molto importante. Ci sono dei frutti di bosco, quindi more, ribes, anche un po' di lamponi, perché c'è questa fragranza che si sente subito al naso del vino. Poi abbiamo delle punte di mineralità che accompagnano anche, diciamo che avvolgono questi sentori fruttati e soprattutto, ecco, prima di dire quello che stavo per dire, abbiamo anche una nota verde, una nota erbacea, sì, una nota di foglia che ricorda quasi la foglia e probabilmente anche un po' di spezia verde, diciamo così. Ma la cosa più interessante forse, che poi rende il vino del tutto, ecco, elegante, molto elegante e sicuramente molto equilibrato al naso, è questa presenza vanigliata, queste punte di vaniglia che vengono fuori con un'eleganza davvero molto, che non si direbbe peraltro per un vino che costa intorno ai 10 euro, anzi al produttore costa sotto i 10 euro, lo fa a 8,50 euro. Quindi c'è questa punta vanigliata che ricorda anche un po' sentori di pasticceria, di biscotto, una specie di pasta frolla piena di frutta, ecco, diciamo così. Ecco, queste sono tutte le famiglie che al naso si sentono in maniera molto molto evidente, ma adesso andiamo a provarlo in bocca e vediamo quali sono le sensazioni che ci dà in bocca. Sentite che bello, cioè non lo sentite, lo sento io, ma ve lo dico, ve lo racconto. Ha questo frutto fragrante, questa buona acidità, questa fresca acidità che richiama i frutti a bacca viola soprattutto, croccante, un frutto anche saporito, gustoso, succoso da mangiare, ma in retro olfattiva quello che ci piace tanto, che mi piace perlomeno tanto a me, è questa retro olfattiva proprio di pasta frolla, di biscotto, che ricorda molto quei piccoli mignon di pasta frolla con della frutta sopra, quindi ciliegia, kiwi, fragola anche. È davvero davvero molto elegante. A tratti mi posso spingere nel dire che assomiglia, sembra quasi uno di quei Pinot Noir provenienti dalla nebbia della zona della Valtellina, o più che della zona della Valtellina direi zona dell'Oltrepò Pavese, Valtellina no, ma sicuramente Oltrepò Pavese. Sembra davvero ha questa fragranza tipica dei Pinot Noir dell'Oltrepò, insomma di zone tendenzialmente più fresche, più umide, con un po' più di rugiada. E l'Oltrepò Pavese è, diciamo, simbolo da questo punto di vista. Da un punto di vista un po' più tecnico, ingrossiamo le informazioni, aumentiamo un po' il numero di informazioni di questo vino. L'acidità l'ho detto, fresca acidità, il tannino presente, ma certamente non è la parte più interessante di questo vino. Si sente in sottofondo, così, piuttosto una parte farinosa più che tannica, chiamiamola così. La sapidità è un vino leggermente sapido, non spicca sicuramente di sapidità, e in tutti i modi quello che garantisce a questo vino questo equilibrio e questa eleganza è proprio tutto questo insieme di famiglie che si mescolano dentro poi il bicchiere in una maniera precisa, elegante, nessuna famiglia che predomina sulle altre, e in bocca soprattutto è
questa retroolfattiva di biscotto vanigliato che secondo me è elegantissima, e poi lascia la bocca davvero pulita, un finale di bocca davvero pulito. Non ha molta persistenza come vino, ma questo probabilmente è anche un altro vantaggio, perché questo vino qui, il ruggente, dico bene, si presenta come un vino dalla pronta beva. Certamente non ha lo scopo di ingombrare e di riempire la bocca subito dopo 3-4 sorsi, ma il suo scopo è proprio quello di essere un vino dalla pronta beva, e il fatto che sia poco persistente in bocca aumenta, diciamo, il suo scopo, garantisce meglio quello che è il suo scopo. Quindi io devo dire, è un vino assolutamente che ci ha stupito, soprattutto, lo ripeto, per il prezzo. Lo trovate a 8, massimo 10 euro su qualche e-commerce online. Concludo nel dirvi quelli che possono essere gli abbinamenti. È un vino da pronta beva, un rosso, dico semplice, ma non è la parola esatta. Semplice nel senso che probabilmente la sua poca persistenza me lo fa definire così, ma è elegantissimo. Piatti eleganti per questo vino? Ma non lo so, io probabilmente lo potrei abbinare anche con una zuppa di verdure e fagioli, per esempio, perché mi sembra un piatto elegante, non eccessivamente dai sapori marcati, per un vino altrettanto non marcato ed altrettanto, anzi forse anche di più, elegante. Quindi io vorrei sicuramente fare complimenti a Cantine Guidi, perché ha tirato fuori un prodotto che secondo noi vale la pena comprare e vale la pena apprezzare. Ve lo ripeto, 8 euro, 8 massimo 10 euro per un vino che scoprirete essere elegantissimo. Questo è tutto da Tiziano, un saluto sempre da Tiziano per il gusto relativo. Viva il vino!